Grande fratello, Greta stangata dagli haters, copia perla. Poi l'attacco a Sergio, che imita Mirko. I social hanno criticato pesantemente la Rossetti, di recente, per aver influenzato troppo D'Ottavi. E intanto il fantasma dei Perletti resta in agguato. I dettagli. È un gioco al massacro, e le vittime sono due. Una, la principale, è Greta Rossetti. Fresca concorrente del Grande Fratello, l'influencer è uscita un po' malconcia dal confronto con Mirko e Perla, nel frattempo tornati insieme. Tanto che gli haters, via social, di recente l'hanno accusata di aver trasformato il nuovo ragazzo in una brutta copia dell'ex. Infatti Sergio D'Ottavi, seconda vittima di questo gioco sporco, da quando sta con Greta ha cambiato look, compresi, sembra, gli outfit che indossa. Vediamo di seguito i dettagli. Greta Rossetti e la trasformazione di Sergio. Sono usciti dalla casa del Grande Fratello, e a quanto pare stanno insieme, per ora. Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti sono una delle coppie emerse da quest'ultima edizione. Ma i social non fanno che contrapporli ai rivali Mirko Brunetti e Perla Vatiero, dato che Mirko stava con Greta e per molti Sergio è solo un rincalzo temporaneo. La Rossetti, poi, si è letteralmente scatenata su Instagram con foto e video in compagnia della nuova metà. Che sembra, dicono le male lingue, in balia della sua donna. Dagli scatti social, si è appreso che Sergio ha detto basta al suo Quignon. Nuovo taglio, per lui, che accontenta Greta e fa storcere il naso ai fan. In più si è fatto trascinare a fare shopping, finendo per comprare abiti per lui forse inusuali. La Rossetti lo ha difeso, ovviamente, comunque l'outfit di Sergio non glielo sto cambiando io, siete voi che avete visto nella casa una persona che si veste in un certo modo, ma che fuori si può vestire anche in modo diverso. Non ha scelta mia, ha scelta sua. Il mio intento era solo tagliargli i capelli e mettergli la felpa rosa, per il resto la scelta è sua, tanto mi piace in qualsiasi modo. Sergio, dal canto suo, ha provato a difendersi così, ragazzi ne ho 2 miliardi di outfit così. Passo dal pareo ad un abito a un pantalone di lino. I capelli poi li avrei dovuti tagliare a prescindere. E ha pure ironizzato, per stemperare, sull'appuntamento sui generis a cui l'ha costretto la Rossetti, mi mancava il bruco mela, mi hai portato a pranzo su un'altalena. I commenti degli haters. I commenti degli haters, a questo punto, sono piovuti a dirotto sulla coppia. Palesemente un Mirko uscito male, ha scritto qualcuno, paragonando Sergio a Brunetti. Diciamo che Greta copia Perla, hai letteralmente fornito una prova. A Sergio frega un cao dei Perletti, e Greta che copia, è stata la sentenza di un altro utente. E poi ancora, ma Sergio per favore sembri Barbie al maschile, Greta ti ha reso un barboncino, riprenditi che sei ancora in tempo. Con commenti via via più duri, nei confronti di entrambi gli ex ceffini. Come si è ridotto poverino ... Greta l'ha soggiogato, ma mi meraviglio di Sergio che ne ha tante ma di migliori di donne. Stangate su stangate, insomma. Ma il veleno degli haters, si sa, prima o poi colpisce.